professori, vicepreside. In questa settimana si celebra la giornata di impegno e di lotta contro le mafie e la criminalità organizzata, e il prossimo appunto 23 maggio. E in tutta la regione la CEI, insieme alla Caritas nazionale, ha promosso una staffetta. È una staffetta che porta nei luoghi significativi di contrasto alla criminalità e al malaffare questa lampada della giustizia e della legalità. E abbiamo pensato allora di far iniziare questa staffetta a Soveria proprio in una scuola, e quindi precisamente proprio nel vostro istituto, per un motivo: perché riteniamo che il luogo dell'educazione sia il primo argine contro qualsiasi forma di malavita e di malaffare, perché la scuola è il primo presidio di legalità, di pacifica convivenza e di impegno per il bene e la solidarietà comune. Per questo motivo, allora, è per noi un motivo di grande gioia potervi consegnare questa lampada e questo cero, perché col vostro impegno di studio, col vostro impegno nel costruire il vostro futuro, costruite una strada di legalità e di giustizia. E allora cederei subito la parola alla professoressa Grandinetti. Allora, io vorrei ringraziare Don Roberto per aver pensato alla nostra scuola. Siamo la prima scuola che riceve il cero. Sono d'accordo con Don Roberto su quello che ha detto riguardo alla scuola. Noi lavoriamo molto sui temi della legalità. Domani ci sarà un impegno sul cyberbullismo. Molti appuntamenti durante l'anno hanno come tema l'educazione alla convivenza civile, le competenze sociali e civiche. E in questo ambito la nostra scuola si è sempre spesa tantissimo, sperando di raccogliere frutti sul territorio per voi, per il vostro futuro. Niente, ringrazio a nome del dirigente scolastico, e diciamo che per noi è importante, anche per i ragazzi, partecipare a questa iniziativa che dà un senso anche al lavoro che facciamo quotidianamente nelle scuole, noi docenti e tutto il personale insieme ai ragazzi. Allora, per questo motivo vogliate ricevere la lampada della giustizia e della legalità. E possiamo allora pregare insieme il Padre nostro, che è la preghiera dei figli e il Dio della pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie e buona giornata.
Siamo qui in un secondo luogo simbolo della nostra città, della Rubettino, che con il suo impegno di stampa, di editoria, costituisce un argine alla diffusione della buona cultura contro l'illegalità, il malaffare e qualsiasi forma di violenza e di mafia. E la lampada di Costruire Speranza è una lampada che ricorda l'impegno nella formazione, nella diffusione della cultura della legalità, e in questo la Rubettino si distingue. Nella nostra terra, ed è per questo motivo che consegnare questa lampada è motivo di vanto per la nostra chiesa locale, per la nostra terra. Vogliate allora accendere il cero che testimonia questo passaggio. Allora, grazie innanzitutto a Don Roberto che ha pensato a noi, a questo luogo di lavoro per una delle tappe di questa bella iniziativa di riconoscimento dell'importanza, del valore della legalità. Come giustamente diceva Don Roberto, la cultura, l'editoria, i libri, ma aggiungerei anche il lavoro, sono gli argini più importanti a contrastare la diffusione dei fenomeni di illegalità. Tutti noi che siamo qui riuniti, credo che col nostro lavoro quotidianamente cerchiamo di dare un piccolo contributo ad elevare questi argini, però non potremmo farlo appunto anche senza la guida dei valori, della spiritualità che ci arriva appunto dai pastori come Don Roberto, che insomma tengono alta l'attenzione su queste cose. Sì, siamo onorati, Don Roberto, di accogliervi stamattina con questo passaggio. Come diceva Florindo, i luoghi del lavoro, dove si può diffondere la cultura del lavoro, rappresentano sicuramente un argine al contrasto del crimine e dell'illegalità. Esiste un binomio forte anche tra cultura e sviluppo economico e quindi allo stesso tempo poca presenza di criminalità. Quindi siamo, ripeto, orgogliosi di accogliervi qui e speriamo di poter continuare in questo solco. Grazie. E insieme possiamo recitare allora il Padre nostro, che è la preghiera dei figli di Dio e figli della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie di cuore. Poi vediamo un po'. Il lavoro onesto e il lavoro e l'impresa che collabora con il territorio ed è in rete con il territorio è il primo presidio contro la diffusione dell'illegalità, del malaffare, della criminalità organizzata. E per questo motivo consegniamo la lampada della legalità e della giustizia all'impresa Camillo Sirianni. E a ricordo di questa giornata un cero che ricorda proprio questo passaggio. Due parole per ringraziare la Caritas e Don Roberto, che
ci ha fatto visita in maniera così spontanea, inusuale, ecco, durante l'orario di lavoro in un'azienda, in una fabbrica, in un luogo dove ogni giorno le persone adempiono al loro dovere, che è quello che dovremmo fare tutti quanti, cioè impegnarci perché una società sia migliore anche con il lavoro, soprattutto con il lavoro e con la legalità, superando le sopraffazioni, superando le prevaricazioni che quotidianamente ci toccano, ci bombardano, ci solleticano, però noi dobbiamo essere forti rispetto a questo e lo facciamo con il nostro presidio, con il nostro piccolo presidio, che è quello del lavoro, cioè la forza del lavoro, e con il Signore che ci accompagna in questo. E voglio ringraziare tutti i miei collaboratori, i miei dipendenti, che non mi piace chiamarli dipendenti, ma sono collaboratori, perché con loro stiamo insieme più tempo al giorno, forse più che con le nostre famiglie. Ed è questa la nostra forza, cioè l'unità e la voglia di fare, la voglia di costruire e creare qualcosa per il benessere della nostra comunità e della società, per quello che possiamo. Grazie Don Roberto, grazie alla Caritas. E possiamo concludere con un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Una buona giornata e buon lavoro. Giustizia e la legalità, l'azienda Profiltech della famiglia Mezzatesta, sempre sul filone che il lavoro onesto contrasta l'illegalità e ogni legittimità. Prego Giovanni. Grazie. La nostra è un'azienda familiare, come potete notare, creata da mio padre, basata sul concetto del vero lavoro onesto contro ogni logica negativa. È una famiglia che oggi si sta allargando, come potete vedere, abbiamo puntato anche sull'integrazione di persone che fanno parte dello SPRAR di Carlopoli. Cerchiamo di dare una mano anche nell'integrare persone che forse hanno più bisogno di noi. Niente. E possiamo recitare insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Thank you.
proseguiamo il nostro percorso nei luoghi del lavoro che contrastano l'illegalità con il loro impegno quotidiano e siamo in visita a due aziende, l'azienda tecnica Alluminio di Natale Talarico e l'azienda Idealvetro di Solima Maria Luisa. Allora, vogliate accettare la lampada di costruire speranza? Buongiorno, grazie per essere venuti qui nella nostra azienda, una piccola azienda che realizziamo serramenti in alluminio, tagli termici, facciate continue, persiane. Grazie per averci visitato. Amen. Perfetto, grazie. Questo resta a voi come ricordo della giornata. Sì. Potete spegnere come se vuole. Siamo qui nell'azienda del gruppo Talarico per testimoniare il lavoro come argine all'illegalità e all'ingiustizia. E il gruppo Talarico accoglie la lampada di costruire speranza. Siamo ospiti di Artigiana Funghi Belmonte che accoglie la lampada di costruire speranza. Accettiamo con piacere il lume della legalità e che ci aiuti sempre a restare nella legalità. Accendi l'ora, dai. La lampada di costruire speranza, la lampada della giustizia e della legalità, fa sosta adesso nel nostro comune, accolta dal signor sindaco, dal vice sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dagli assessori della nostra giunta, e testimoniando l'impegno della civica amministrazione nella ricerca del bene comune, della solidarietà a partire dalle nostre leggi costituzionali. E per questo accogliamo con gioia la sosta di questa lampada all'interno degli organi del nostro sistema democratico qui in città. Allora ascoltiamo il saluto del nostro sindaco. Grazie Don Roberto, benvenuti con la fiaccola della giustizia e della legalità a Soeria Mannelli. È inutile dirlo, per l'amministrazione comunale di Soeria Mannelli accogliere questo avvenimento è un grande piacere, una soddisfazione, e lo facciamo con spirito di condivisione. Vorrei prima di ogni cosa ringraziare il nostro sacerdote Don Roberto Tomaino e il vescovo della diocesi, il nostro Antonio Luigi Cantafora, che hanno voluto fortemente far giungere anche qui a Soeria Mannelli la lampada della legalità. Sappiamo che è partita da Lungro, se non sbaglio, il 12 di,
di aprile e raggiungerà Reggio Calabria il 24 giugno, quindi percorrendo tutte le 12 diocesi della Calabria. Ha un senso importante questo per noi, ricevere la lampada della legalità, perché nell'istituzione comunale, che è il massimo, dovrebbe essere il massimo esempio di giustizia e legalità, si compia attraverso gli atti che facciamo tutti i giorni, attraverso le delibere che facciamo tutti i giorni, si compia questo senso di giustizia e legalità. L'iniziativa promossa dal progetto Costruire Speranza 2, in collaborazione con la Caritas Italiana e la Delegazione Regionale della Caritas, progetto Policoro, e il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana e Calabra, allo scopo quindi di sensibilizzare i fedeli sui temi della giustizia e della legalità attraverso momenti di preghiera e di riflessione. Cosa dobbiamo dire noi? Fortunatamente il fenomeno mafioso, il fenomeno che sta deturpando il nostro sud e sta bloccando la crescita delle nostre comunità, anche se non è presente in maniera palese ed eclatante nel nostro comune, ha senza dubbio raggiunto con i propri tentacoli anche la nostra zona. Ecco perché c'è bisogno di questa presa d'atto, c'è bisogno di questa presa di coscienza, affinché tutti noi cattolici, credenti e cristiani possiamo, attraverso le azioni quotidiane, cercare di erigere un baluardo contro l'estensione di questa piovra. Questo di stamattina testimonia la volontà di fare questo, lo facciamo con piacere. Ringrazio tutti per la presenza, ringrazio ancora il nostro sacerdote Don Roberto Tomaino e vorrei che anche il vice sindaco della città, il professor Mario Caligiuri, dicesse due parole. Grazie. Quando il nostro sindaco interviene è sempre bello sentirlo, perché esprime valori, tensione morale, testimonianza quotidiana. Allora, e questa mattina nella massima assise cittadina riceviamo questa lampada della legalità per ribadire un elemento fondamentale, che è il concetto della sicurezza. La sicurezza è la premessa dello sviluppo. Senza sicurezza non si può assolvere a nessun esercizio, a cominciare da quello della libertà. Qua siamo nell'aula della libertà e l'unica vera libertà è la libertà dal bisogno. E per potersi esplicare nella società c'è bisogno di sicurezza e c'è bisogno di valori. Allora, noi viviamo purtroppo in una regione dove i tentacoli della criminalità organizzata sono presenti dovunque. In alcune aree è difficile distinguere il bene dal male. In questo nostro territorio abbiamo cercato di preservarlo e lo abbiamo fatto per tanti anni, anche istituendo strutture fondamentali, come la Compagnia dei Carabinieri, che è inconsueto in un comune di 3.000 abitanti. Per realizzare questa struttura abbiamo fatto delle scelte precise, chiare, anche di bilancio, delle scelte di fondo. Ovviamente poi abbiamo avuto delle conseguenze sul piano personale. Il XXI secolo sarà un secolo segnato da uno scontro senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. E questa è una tendenza mondiale. Le regioni del sud avrebbero lo stesso sviluppo di quelle del nord se non ci fosse la criminalità organizzata. Allora, in una situazione di questo tipo, è evidente che difendere la legalità significa difendere valori e quindi costruire la speranza, così come costruire la città. E in questo siamo, negli ultimi tempi, favoriti anche dalla presenza di Don Roberto Tomaino, che in pochissimi mesi è riuscito a riaccendere la fiamma della partecipazione e dei valori, inaugurando tra l'altro pochi giorni fa
una struttura fondamentale nella nostra comunità, cioè la nuova chiesa dedicata alla Madonna di Fatima. E dato che nulla succede per caso nella magia del mondo, l'arcivescovo di Fatima è stato nominato nel prossimo concistoro cardinale. Allora, i valori sono fondamentali. C'è bisogno di simboli. Questa mattina è un simbolo aver acceso questa fiamma. Ed è un simbolo la Chiesa, che speriamo presto diventi Duomo della Chiesa della Madonna di Fatima, e quindi quello di stamattina non è un esercizio rituale per le telecamere o per un esercizio burocratico, ma è la condivisione, come il sindaco ha benissimo introdotto, di comportamenti e valori e pratiche quotidiane, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare per tutti. E allora, come ci insegna Don Roberto, dobbiamo praticare la legalità, certo con le parole, ma le parole spesso lasciano il tempo che trovano, soprattutto con le opere e soprattutto evitando omissioni. Grazie Don Roberto. Giustizia e legalità, ecco che fa sosta nella biblioteca Michele Caligiuri della Fondazione Italia Domani, che ospita al suo interno la sezione Nicola Gratteri, la cultura come faro a difesa della legalità e della giustizia. Professor Mario Caligiuri. La legalità si realizza attraverso la cultura. La cultura è fondamentale per poter avere una visione del mondo, e questo luogo che ha aperto alla città e che insieme con il sindaco animiamo durante tutto l'anno e vuole essere un punto di riferimento per ribadire l'importanza della cultura per contrastare la mala pianta della criminalità e poter costruire consapevolmente il nostro futuro. All'interno della biblioteca c'è una ampia possibilità di libri che riguardano contro la cultura della legalità, a cominciare dalla sezione Nicola Gratteri, che raccoglie tutti i libri del magistrato calabrese che da anni abbina alla sua attività professionale anche una attività di divulgazione culturale di grande significato e di grande valore. Ed è per noi particolarmente importante a Soveria Mannelli ricevere la fiaccola della legalità, anche perché è collegata con i valori che sono alla base della nostra comunità, che sono valori democratici e cristiani. E all'interno di questa situazione la nostra comunità è sempre espresso delle personalità di grande spessore. Ricordo Don Natale Colafati, al quale dedicheremo anche nella biblioteca una sezione con i suoi libri,
e attualmente c'è Don Roberto Tomaino che in pochi mesi è riuscito a valorizzare, a fare ritornare di nuovo centrale all'interno della nostra comunità il messaggio evangelico, che è quello della luce. E quindi io comincio dall'ultima parola del professore Caligiuri, che è la luce. Ecco, siamo veramente felici che la luce sia entrata in questo luogo di riflessione, in questo luogo di silenzio, in questo luogo di libri e di pensiero, affinché rischiari la mente di chiunque entri in questo luogo e lo porti verso i sentimenti più significativi della nostra società, che è quella del vivere civile, vivere insieme una vita dignitosa, con i sentimenti di fratellanza, di solidarietà, affinché praticamente la pace non ci lasci mai, così come lo sta facendo da circa 70 anni in Italia. Grazie. Siamo in un luogo storico ed eccellenza della nostra città, il lanificio Leo, che è l'industria tessile e laniera più antica della nostra regione, di tutta la Calabria. Dal 1873 la famiglia Leo lavora la lana e in questo luogo così storico di sviluppo e di impresa portiamo la lampada del progetto Costruire Speranza, la lampada della giustizia e della legalità, accolta da Emilio. Grazie Don Roberto, per noi è importante ribadire e unirci allo spirito di questa, diciamo, di questa iniziativa, perché chiaramente il lavoro è dignità e quindi questo è il primo mattone di una comunità che intende costruire valori di lunga durata su un territorio. Io penso che il nostro territorio ha molto presenti questi valori. E basandoci sul lavoro penso che nel prossimo futuro potremo costruire opportunità per chi vuole restare. E iniziative come queste, come dire, aiutano chi ogni giorno è impegnato anche duramente a scontrarsi con la complessità del mondo, ma sappiamo che se siamo tutti uniti possiamo vincere. Grazie. Nostra scuola media fa sosta la lampada di Costruire Speranza, accolta dai ragazzi della scuola media, dai docenti, e cediamo subito la parola alla professoressa vicepreside. Grazie. Allora, perché parlare di legalità a scuola? Perché è fondamentale, in quanto voi siete le nuove generazioni e quindi questo concetto di giustizia lo dovete coltivare dentro voi stessi e portare nelle vostre famiglie e nella vostra comunità. Noi come scuola tutti i giorni parliamo di legalità e in questa scuola si fanno molte attività legate a questo tema. Prima di tutto il teatro e poi i progetti legati alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela del nostro patrimonio. E accogliamo volentieri questa lampada perché il nostro istituto insieme a Carlopoli è associato con Libera. Proprio stamattina c'era una conferenza a Carlopoli sulla legalità, si è parlato di Peppino Impastato, perché sono 40 anni, mi sembra, che è stato purtroppo ucciso dalla mafia. E allora facciamo dire due parole a Don Roberto e alle altre persone che sono intervenute oggi. Allora pregherei adesso Tomasina di accendere questo cero che resterà nella nostra scuola a sigillo e segno dell'impegno quotidiano
che la nostra scuola ha nel formare alla legalità e alla cittadinanza. Grazie tante e buona giornata. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Una buona giornata. Mascaro, titolare della TMT Grafiche e Servizi, azienda che ha sempre operato e opera nella massima legalità. Ringrazio a nome mio personale, della mia famiglia, dei miei collaboratori, Don Roberto, per averci coinvolti in questa meravigliosa iniziativa e per tutto quello che sta facendo per il nostro paese. Proseguiamo il nostro viaggio presso l'azienda di Soveria Mannelli, ci troviamo presso la Barberio Serramenti, e siamo arrivati con la fiaccola della legalità e siamo stati accolti. Applaudiamo a questa splendida iniziativa della Caritas che da sempre, diciamo, è motore propositivo del nostro contesto sociale. Il nostro compito è quello di far sì che a queste parole seguano dei contenuti. Il concetto di legalità non può essere appeso lì come un simbolo di cui tutti noi ci scordiamo alla prima occasione, ma deve essere riempito di contenuti in modo che lo stesso concetto possa promuovere uno sviluppo sociale adeguato a quello che è il contesto dove noi viviamo. L'ospedale non può che essere un presidio di legalità, un presidio di civiltà, un presidio dove i diritti di tutti sono di ciascuno, indipendentemente dalla condizione economica, dal censo e dal livello, diciamo, di istruzione posseduto. Bravo. Thank you.
Rampa della giustizia e della legalità entra così nel banco alimentare e nella sede Caritas delle parrocchie di San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo di Soveria Mannelli, ricevuto dal segretario della Caritas Giovanni Cavalieri. Continuiamo il nostro viaggio nelle aziende di Soveria Mannelli, ci troviamo presso il pastificio Cardamone e siamo qui per essere accolti con la nostra fiaccola della legalità. Grazie. Passo la parola al titolare. Grazie, ed è per noi un onore accogliere questa fiaccola della legalità che è il simbolo, diciamo, del nostro lavoro e del nostro sacrificio giornaliero. Grazie a tutti e grazie a tutti voi. Seguiamo il nostro viaggio presso l'azienda del territorio e ci troviamo qui presso la Sila Funghi. Vediamo se riusciamo. Ecco qua. Questa è proprio stata una sorpresa, una gradita sorpresa. Bene, proseguiamo il nostro viaggio presso l'azienda del territorio e ci troviamo presso l'azienda, la ditta Cimai. Giustizia e la legalità del progetto Costruire Speranza fa il suo ingresso nella nostra casa di riposo, associazione Emmaus. Sì, buonasera, siamo qui in un luogo che accoglie la fragilità dell'anziano e se ne prende cura, e proprio in questo luogo decidiamo di accogliere con grande piacere anche questa fiaccola che rappresenta la legalità e la giustizia. Bandiera.
La lampada della legalità e della giustizia promossa dal progetto Costruire Speranza fa il suo ingresso nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli, accolta dal capitano Francesco Zangra. Grazie per essere venuti qui alla nostra compagnia di Soveria Mannelli, simbolo e presidio di legalità in questa piccola cittadina. E solitamente la lampada che noi sentiamo dire quando parliamo di lampada è una lampada votiva o una lampada della pace. Questa volta invece è una lampada che richiama appunto la legalità. Noi siamo dalla parte della legalità, noi amiamo la legalità, noi rispettiamo le regole e ci impegniamo a farle rispettare attraverso la nostra presenza sul territorio, attraverso le nostre pattuglie, attraverso la nostra prevenzione e quando necessita anche attraverso la repressione. Ci impegniamo a portare questo concetto nella cittadinanza, nei 14 comuni di nostra competenza, nelle 9 stazioni insistenti in questa compagnia e ci impegniamo a trasmetterla ai più giovani, ai ragazzi e attraverso il progetto della cultura della legalità presso le scuole. Concludo con una frase di un noto giudice: la legalità è una goccia e noi vogliamo formare un oceano, quindi questo è il messaggio che da comandante della compagnia voglio lanciare. Grazie. Del progetto Costruire Speranza fa sosta in una casa, nella casa di Rosetta e di Giovanni Pagliuso, la casa natale dell'avvocato Francesco Pagliuso, barbaramente ucciso il 9 di agosto del 2016. E nell'esercizio della professione di avvocato di Francesco Pagliuso ricordiamo il suo impegno per la legalità e per la giustizia. Allora, io nel ringraziarvi per aver portato questa fiamma di speranza nella nostra casa e nel ricordare chi ci ha creduto nella legalità e nella giustizia e che, come diceva lei, barbaramente, per me è difficile dirlo, ma è tolto a noi il 9 agosto di 2 anni fa, quasi. E io volevo dire una cosa, però, che noi non smetteremo mai di credere in quello che era il suo credo, ed era sempre la legalità e la giustizia. Restiamo in attesa di giustizia, ma professando continuamente la legalità. E non smetteremo mai finché avremo fiato per respirare, finché avremo fiato per respirare, e faremo di tutto perché la sua memoria, il suo credo, il suo modo di essere, che era ed è anche il nostro, non vada via e non andrà via. E
ci siamo noi, e ci sono i suoi, c'è suo figlio, ci sono i suoi nipoti che credono fermamente in questo. Noi siamo cresciuti così, e grazie a loro, grazie ad una famiglia che ha creduto in questo modo di essere, modo di vivere. Il modo di essere, il modo di vivere, nonostante l'atroce dolore, per noi non cambierà. Chi ha creduto di spegnerlo non c'è riuscito, perché la fiamma resta sempre accesa e per noi continuerà ad essere accesa la fiamma della legalità, la fiamma della giustizia, ma soprattutto quello che anche il figlio Letto, bimbo piccolissimo, ci insegna quotidianamente, di continuare a credere nell'amore, nella pace e nella giustizia, ripeto, ma questo continueremo a professarlo sempre, per cui non ci sono riusciti a spegnere nessuno.